Eccoci in questo nuovo video su come fare il downgrade su Dragon Ball Xenoverse 2 per tornare a usare le mod. Infatti il 24 maggio c'è stato l'aggiornamento della versione di Dragon Ball Xenoverse 2, cosa che ancora non è stata fatta ovviamente dall'Eternity Tools. Non so quando l'Eternity Tools farà l'aggiornamento, speriamo presto perché naturalmente è sempre meglio avere la versione aggiornata. So che molti consigliano di per praticamente cliccare proprietà cliccare con il tasto destro su Xenoverse 2, fare proprietà e mettere aggiorna questo gioco solo all'avvio, credo appunto perché non ci sia un modo preciso. Poi se c'è, ovviamente scrivetemelo nei commenti, ma credo perché non ci sia un modo preciso per disattivare gli aggiornamenti automatici, che appunto per chi vuole tenere un gioco moddato gli aggiornamenti automatici sono una grande rottura di palle. Cosa che a me è successa, anche se avevo impostato il giorno del gioco solo all'avvio, quando sono andato appunto ad avviare la versione di DBxV2, appunto la versione moddata di Dragon Ball Xenoverse 2, è successo che il gioco si è aggiornato anche se era messo a giorno il gioco solo all'avvio. Quindi in ogni caso non cambia niente, anche se noi andiamo adesso nella cartella di Dragon Ball Xenoverse 2. Andiamo ad aprire DBxV2, quindi non l'apriamo dalla libreria, si apre comunque il gioco dalla libreria e quindi l'aggiornamento parte. E quindi questa cosa non funziona. Fidatevi, questa cosa almeno a me non ha funzionato. Poi, ovviamente, spiegatemi voi nei commenti se ci sono metodi alternativi per disattivare gli aggiornamenti automatici, perché io non li ho trovati. Comunque, per fare il downgrade potete trovare il metodo del depot downloader, che però vi consiglio di non utilizzare. Tra l'altro, quando sono andato a utilizzare il metodo del depot downloader in un video visto di qualche giorno fa, comunque il video è uscito 2 giorni fa su come fare il downgrade, in realtà credo avesse dato un manifesto non corretto, e infatti il downgrade con il depot downloader non funziona, e comunque non utilizzate il depot downloader in ogni caso. Il metodo corretto da utilizzare è appunto fare qua, cliccare tasto Windows più R e mettere il comando Steam Open Console che vedete qua. Il manifest corretto. Vi basterà quindi mettere quello che sto digitando, cliccare invio appunto su Steam Open Console, aspettare appunto che vi dica download completo. Innanzitutto, quindi andiamo a digitare. Appunto il codice corretto, diciamo, ecco. Questo qui è il codice corretto attualmente di maggio 2024. Trovare il manifest corretto in realtà non è stato proprio facile. Aggiorno sempre il commento con il manifest corretto, in ogni caso sperando di trovarlo perché è abbastanza complicato da trovare, è stato abbastanza complicato, ecco. Premete invio e aspettate che il download vi si completi. Mettendo questo manifest, attualmente dovrebbe completarsi subito. Ad esempio, io ho provato altri manifest e appunto né nel depot downloader né qui funzionavano, davano degli errori. Ma questo perché non erano corretti. Questo attualmente è quello corretto e quindi dovrebbe completarvi il download subito. Ovviamente, se non vi si completa, potete riprovare. Comunque, non lo so, scrivete nei commenti, vediamo che si può fare. Ma comunque, dovrebbe completarsi subito. Ovviamente, se lo state facendo nel periodo di uscita del video, ma in ogni caso, se metto quello aggiornato, dovreste comunque riuscire a farlo. Ok, supponiamo che appunto io abbia completato il download. A questo punto, dobbiamo andare nel disco in cui abbiamo messo Steam. Quindi, mettiamo e clicchiamo su Steam. Poi facciamo Steam Apps, poi facciamo Content, App 4565 0, insomma, che abbiamo visto appunto poco fa. Poi andiamo a Depot e qua abbiamo appunto tutto quello che ci serve, come potete notare. A questo punto abbiamo la cartella di Dragon Ball Xenoverse 2 aperta. Prendiamo appunto tutti i file qui.
appunto, della versione downgradata. E andiamo a incollare qui. Appunto facciamo sostituisci file, ci manda nome file. Il gioco dovrebbe funzionare correttamente. A questo punto, se vi interessa, potete avere i vostri salvataggi sempre dalla cartella di Steam facendo user data. Poi facciamo così. Poi remote. E qui potrete avere i vostri dati di salvataggio. Comunque, quello che posso dirvi è che potete usare anche l'editor che vi permette, appunto, di mettere quello che volete al vostro personaggio che create, o comunque altrimenti usare appunto i salvataggi, ecco. Ovviamente se non sapete come usare l'editor, anche se è abbastanza semplice, potete anche chiedere qui sotto delle spiegazioni, o comunque che ne so, di realizzare un video a riguardo. C'è un piccolo problema di cui parlavo poco fa. Se mettiamo al giorno il gioco solo all'avvio, diciamo, una volta spento il PC, poi ovviamente che ne so, vogliamo di nuovo avviare il gioco, ma ciò non funzionerà perché vi aprirà Steam e vi inizierà di nuovo l'aggiornamento di Xenoverse 2. Questo è un problema che almeno non si può, credo, risolvere in nessun modo, perché Steam non ha appunto la funzione di disattivare gli aggiornamenti automatici, almeno da quello che so, e quindi l'unica cosa che potete fare è come ho fatto io, cioè andare a disattivare il wifi. Quindi voi giocate appunto al Dragon Ball Xenoverse 2, la versione mondata, disattivando il wifi, e questo vi aiuterà appunto a far sì che l'aggiornamento non si avvii. Semplicemente vi darà l'errore che stima la connessione, lo chiudete e poi potete avviare appunto DBSV2. Questo vi servirà anche nel momento in cui appunto uscirà il nuovo aggiornamento dell'Eternity Tools e appunto potete giocare comunque alla versione aggiornata di Xenoverse 2, però nel momento in cui uscirà un nuovo aggiornamento, anche in quel caso appunto vi farà l'aggiornamento del gioco, che potete però appunto annullare giocando sempre in maniera offline, senza dover appunto fare il downgrade che abbiamo visto in questo video, quindi usare il manifest. Consiglio che vi posso dare, che appunto è quello che ho capito, è giocare offline a DBSV2. Altrimenti, se qualcuno sa appunto come disattivare gli aggiornamenti automatici, ovviamente può scrivermelo qui sotto nei commenti, perché io non lo so. Questo era il video dedicato appunto al downgrade di Dragon Ball Xenoverse 2, che se seguite comunque i passaggi elencati neanche vi servirà più a una certa fare il downgrade, perché appunto basterà giocare offline. Grazie per avermi seguito, spero vi possa essere utile, perché so che non è semplice trovare un tutorial abbastanza dettagliato. Ci vediamo al prossimo video e vedete questo video con tutti i vostri amici, perché comunque arriveranno tantissime altre novità anche di Sparking Zero. Quindi ci vediamo, ciao a tutti!